Inserire il terno quadro nel foro della serratura. Posizionare le basi di supporto aiutandosi con la dima di montaggio cartacea. Avvitare le basi di supporto con le viti da legno in dotazione. Applicare la dima di montaggio posizionando correttamente i relativi perni. Posizionare il perno in modo tale che il grano esagonale senza testa possa perforarlo sul lato più sottile. Svitare gli anelli. Le basi di supporto provviste di pioli sono adatte solamente a serrature montate con fissaggio perforante trasversale. Assicurarsi che il senso della maniglia sia corretto, quindi avvitare anello e grano esagonale. Collocare la maniglia sul lato opposto assicurandola correttamente. Verificare il corretto funzionamento.